Due settimane fa ci siamo occupati del problema delle liste d'attesa alla ASL 5 e della chiusura del CUP, il Centro Unico di Prenotazione. Una chiusura decisa l'8 marzo scorso in piena emergenza Covid-19 e che, protraendosi così a lungo, ha creato grossi problemi, soprattutto a chi è affetto da gravi patologie. La riapertura era stata fissata inizialmente per martedì prossimo, 16 giugno. Chi sperava potesse essere anticipata è rimasto così deluso. Il blocco infatti prosegue. I CUP torneranno operativi soltanto il 22 di giugno. A nulla sono valsi gli interventi dei sindaci e degli stessi medici di famiglia, che ogni giorno sono alle prese con le richieste dei pazienti, soprattutto di coloro che non possono permettersi di pagare per sottoporsi alle cure di cui hanno bisogno. La Regione si è mossa, ma solo per chiedere alle ASL di verificare quante delle visite prenotate a marzo siano state ancora finora smaltite. Questo per poter disporre un piano di emergenza che potrebbe portare a far funzionare i centri unici di prenotazione anche nella giornata del sabato. Ma in attesa della fatidica data del 22, i disagi cui sono costretti i pazienti aumentano ed esplode la protesta. Gli stessi medici di base, quelli cioè a contatto diretto con il pubblico, sono subissati di richieste e spesso trascorrono gran parte del loro tempo a cercare di contattare gli uffici per segnalare i casi più clamorosi, come quello del giovane che attende da un anno di sottoporsi ad un intervento. Sì, perché le malattie considerate non urgenti non vengono seguite. Della situazione sanitaria spezzina si è occupata anche la Commissione Sanità del Consiglio Comunale, presieduta da Marco Frascatore. Sono stati ascoltati due medici che hanno relazionato sulle criticità del periodo della pandemia. Il loro giudizio su Alisa, l'azienda che coordina tutte le ASL liguri, è assolutamente negativo. I commissari, almeno in questa occasione, sono riusciti però a far fronte comune, auspicando, nell'interesse di tutti, che le cose possano cambiare al più presto. Intanto però chi necessita di cure deve attendere il 22 giugno, data fissata per la riapertura del Centro Unico di Prenotazione.